A poca distanza dalla fermata degli autobus, di fronte alle scuole di Colle Sapone, gruppi di giovanissimi separati per lo più per nazionalità, ragazzine e ragazzini, sia italiani che stranieri, principalmente albanesi, rumeni e nordafricani. Alcuni hanno i volti dei soliti studenti, un po' ingenui e stralunati, altri sono più circospetti e gridano minacce quando vedono la nostra telecamera, la presenza di baby gang all'Aquila, di cui tanto si parla nelle ultime settimane, è più di un timore, è qualche cosa di tangibile. Sentito, no, qua, guarda, tutti bravi, tutti tranquilli. Beh, Sentito, poi io ieri l'altro la coglio. lite c'è stata davanti a questa Sì, fermata. no, 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 qua, no, ci stanno pure là, uguali, no, sta qua. uguali. Alcuni ce l'hanno con noi, che ci siamo intromessi in una situazione di controllo che le bande stanno tentando di cristallizzare. Altri invece, quelli che con la criminalità non hanno nulla a che fare, se la prendono con le forze dell'ordine e con la presunta mancanza di controlli adeguati. L'Aquila è strana. Perché? No, perché i poliziotti vanno a guardare quelli che sono col motorino modificato invece di guardare quelle persone che fanno veramente schifo. C'è stata prima una rissa prima di questo accoltellamento. Sì. Ma sono due persone che comunque conoscete. No. No. Sta Ci sono stati altri fermata. problemi? Risse, episodi di violenza? No, prima no, mai. E fare Niente. Questa è la prima confidenza, volta. Erica. Una cosa del genere è la prima volta. E uno accoltellava E l'altro, eppure c'ha 15 anni. La prefettura dell'Aquila ha deciso di intensificare le attività di controllo. Questa mattina gli uomini della Guardia di Finanza hanno presidiato la zona all'orario d'ingresso delle scuole. Poi sono arrivati i carabinieri e la polizia.